Che cosa vi dà questa forza per vincere in continuazione? Ma intanto non ci siamo abituati perché il campionato l'abbiamo visto tutti fino ad oggi come è andato. Oggi la cosa fondamentale erano i 3 punti. Come venivano, venivano. Non mi interessava tanto il modo, mi interessava soprattutto, è quello che ho detto ai ragazzi, l'atteggiamento che dovevamo avere, perché credo che senza voler essere finti, oggi c'erano molte più difficoltà in Insidie rispetto a quella partita di domenica scorsa col Del Duca, perché comunque domenica scorsa l'avversario l'avremmo rispettato al 100% perché era più forte di noi, eravamo in un contesto diverso dal nostro campo e oggi, incontrando una squadra che è nella situazione stessa nostra, abbiamo tirato fuori tanto orgoglio, soprattutto dopo che siamo andati sotto. Domenica prossima debutterete, nel senso comunque giocherete il derby contro il Fericcione, quindi una squadra anche questa molto forte. E vi sentite pronti? Nel senso siete comunque lo stesso combattivi? Ma noi dobbiamo essere pronti ogni domenica perché la situazione di classifica in cui siamo ci impone di essere il più continui possibili, soprattutto dal punto di vista, come ho detto prima, dell'atteggiamento e delle prestazioni. Poi è logico che come domenica scorsa andremo a Riccione a giocare contro una delle squadre sicuramente più attrezzate del campionato, ma se andiamo a giocare secondo quelle che sono le nostre prerogative, le nostre qualità, cercando di nascondere i nostri difetti, possiamo fare la nostra, ecco. Che cos'è che non è andata? Come mai è arrivata questa sconfitta? Evidentemente non abbiamo fatto quello che dovevamo fare al 100%, abbiamo preso 2 gol e ne siamo riusciti a fare solo uno. No, a parte gli scherzi, merito anche al Coriano, che comunque era una partita importante penso per loro come per noi, sono stati più bravi di noi. Diciamo che gli episodi non ci hanno girato a nostro favore e sappiamo che dobbiamo crescere, comunque siamo una squadra giovane che ha tanti limiti in questo momento e paghiamo questi limiti costantemente da sempre, praticamente con partite fatte bene, ma con pochi punti che alla fine sono quelli che sono più importanti in un campionato. Che cosa ne pensa del rigore del 20° minuto che l'arbitro non ha visto, comunque non ha segnato? Ma il loro rigore, io ero a 50 metri, quindi non dico niente, però la tipologia è simile, quindi di qua ho visto bene. Secondo me la palla l'ha presa col braccio e non era attaccata al corpo, però sono tutti episodi. Martino non è a fare allenamento con noi, quindi lui non lo posso correggere. Posso correggere i miei giocatori sperando che migliorino perché hanno qualità importanti nonostante siano giovani. Domenica prossima giocherete con il San Palmola contro il San Palmola, e quindi un commento a riguardo? Sarà un'altra partita dove sicuramente faremo la nostra parte contro una squadra che sta facendo bene, deve ancora raggiungere il suo obiettivo, quindi sarà una partita difficile. Noi cercheremo di dare il 100%, sperando di partita in partita limitare questi errori che ci stanno veramente falcidiando un po' la nostra classifica, però sapevamo da dove partivamo, quindi stiamo facendo un buon percorso. Chiaro che i ragazzi meriterebbero anche qualche soddisfazione, quello che mi dispiace più per loro.